E in questo nuovo video andremo a vedere la relazione tra i puntatori e gli array. Prima di iniziare a vedere la relazione tra queste due cose, andremo a rivedere un attimo il vecchio programma sui puntatori che avevamo scritto in una lezione precedente. E in particolare in questo programma non mi ero soffermato sul fatto che si può utilizzare il the referencing operator, quindi l'asterisco, come avevamo già detto precedentemente, però questo si può utilizzare per accedere al valore della variabile puntata dall'indirizzo contenuto in PC. Quindi PC ha l'indirizzo di C. Se io utilizzo asterisco PC, accedo al valore di C, quindi accedo ad A. Ed è la stessa cosa di scrivere C, quindi, ovvero scrivere C o scrivere asterisco PC è la stessa cosa. Ok, adesso torniamo al nostro nuovo programma e andiamo a vedere appunto qual è la relazione tra i puntatori e gli array. Per vedere questa relazione andiamo ad inizializzare un array di 10 elementi, un array intero, e lo chiamiamo A. E per dichiarare il fatto che questo array contiene 10 elementi, andiamo ad includere 10 elementi da 0 a 9. Quindi scriviamo gli elementi in questo modo e adesso siamo sicuri che l'array viene inizializzato con 10 elementi. Fatto questo, andiamo a vedere un'altra cosa, ovvero che quando ci riferiamo all'array, il C andrà a utilizzare, ad esempio, quando passo l'array ad una funzione, l'indirizzo del primo carattere dell'array. Per ottenere l'indirizzo, basta semplicemente utilizzare il carattere A. Un altro modo, diciamo, per vederlo è scrivere, dichiarare un puntatore al primo elemento dell'array in questo modo e anche utilizzando il carattere A singolarmente, che sarà una specie di shortcut per l'indirizzo del primo elemento. Andiamo a vedere quello che ho detto più in modo concreto, in modo da capirlo meglio. Adesso quindi creo un puntatore all'indirizzo del primo elemento dell'array. Come si scrive l'indirizzo del primo elemento dell'array? L'abbiamo visto nella lezione precedente e per ottenere l'indirizzo di un elemento possiamo utilizzare la seguente sintassi. Quindi AND A diciamo, questo sarebbe il modo di accedere al valore dell'array. Però se utilizziamo l'AND, accediamo all'indirizzo del primo elemento dell'array. Ok, quindi adesso andiamo a stampare sia PA come indirizzo che A come indirizzo. E per farlo utilizziamo printf. Quindi stampiamo l'indirizzo del primo elemento, che può essere scritto in due modi, come PA e come A. Ok, adesso andiamo a compilare ed eseguire il nostro programma. Scusate, ecco. Adesso eseguiamo il programma. Sempre lo stesso errore di prima, scusate il... Oh. No, non ce la sto facendo. Allora, si chiama strlength in questo modo. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi vediamo che l'indirizzo combacia. Abbiamo due indirizzi uguali, proprio perché
Utilizzare A, utilizzare questo tipo di puntatore è la stessa identica cosa. Ok, fatto questo, cosa altro possiamo fare? Possiamo utilizzare la sintassi che ci permette di riferirci al primo elemento dell'array per vedere anche gli altri elementi. Come possiamo farlo? Se noi conosciamo l'indirizzo, ci basta aggiungere ad esempio un certo numero, un certo numero, ad esempio 2 o 3, per vedere gli elementi successivi dell'array. Come possiamo farlo? Andiamo semplicemente a stampare come indirizzo, invece di stampare l'indirizzo, per vedere questo, possiamo stampare direttamente l'elemento, quindi il valore, ad esempio, del numero 3. Per farlo, siccome è un numero intero, usiamo il format specifier del numero intero, e poi possiamo utilizzare il dereferencing operator, e quindi scrivere PA più un certo numero di elementi, ad esempio 3. Quindi se facciamo così, questo andrebbe ad essere il terzo numero, il quarto numero, scusate, il quarto elemento, quindi 3. Altrimenti se aggiungiamo 2, andrebbe ad essere il numero 2, quindi il terzo elemento dell'array. Ok, un altro modo di scriverlo, se di scrivere sempre la stessa cosa, è utilizzare la A, quindi andiamo a scrivere A più 2, l'indirizzo di A più 2. Il valore, scusate, il valore all'indirizzo A più 2. Ok, andiamo a compilare. Scusate. Ok, adesso aggiungiamo un piccolo carattere per andare a capo, piccolo perché mi andava di dire così, manca sempre qualcosa. Ok, ci siamo. Quindi, come abbiamo visto e calcolato precedentemente, siamo al il terzo elemento è il numero 2 nell'array. Ed è corretto. Come siamo riusciti ad accedere a questo elemento? Abbiamo aggiunto all'indirizzo PA il numero 2 e poi abbiamo utilizzato il dereferencing operator per accedere al valore dell'elemento numero 3 dell'array. Ok, abbiamo visto questo e adesso possiamo andare avanti e creare una funzione che calcoli la lunghezza della stringa, di una qualsiasi stringa ricevuta in input. Ok, per fare questo andiamo ad inizializzare una funzione che riceve come parametro che riceve come parametro un puntatore. Cosa sarà questo puntatore? Sarà l'indirizzo del primo elemento dell'array, di un array che in questo caso è di caratteri. Quindi, allora, la string length cosa farà? Ritornerà un intero, mentre il nostro puntatore dovrà essere di tipo char. Ok, quindi adesso noi andiamo a sviluppare questa funzione, conosciamo il primo elemento dell'array, l'indirizzo del primo elemento dell'array, ad esempio andiamo a scrivere la funzione di stampa di questo, perché poi ci faciliterà la comprensione della funzione, perché può essere molto utile. Quindi andiamo a scrivere string
length ad esempio of word ciao e la lunghezza sarà espressa come intera e andiamo a chiamare la funzione string length che dobbiamo ancora sviluppare e vi passiamo come parametro la scritta ciao. Quindi questa funzione ritornerà al posto di percentuale di il numero 4. Ok, allora per fare tutto questo, quindi per ritornare il numero 4, possiamo creare un nuovo puntatore all'interno della nostra funzione, un puntatore locale, a cui assegniamo il valore del primo carattere dell'array, dell'indirizzo del primo carattere dell'array, ovvero l'indirizzo del carattere C. Quindi non il valore di C, ma l'indirizzo del carattere C. Questo sarà il valore contenuto in P all'inizio di questa funzione. Poi, cos'altro vogliamo fare? Vogliamo verificare che il nostro P, andando ad iterarlo, non sia mai uguale al carattere di fine stringa. Qual è il carattere di fine stringa? Non ne abbiamo mai parlato, però il carattere che termina una stringa in C è il carattere 0. Il carattere 0 viene scritto in questa maniera. Quindi diciamo che è un carattere speciale, slash 0, non 0, e ci indica che la stringa è terminata. Ok, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a controllare che P non sia mai uguale a 0. Se P è uguale a 0, terminiamo il ciclo. Quindi noi vogliamo iterare P fino a quando il valore di P, se questo valore è 0, slash 0, allora termina il ciclo. E posso restituire alla funzione una sottrazione di indirizzi per ottenere la lunghezza della stringa. Quindi, quale sarà la lunghezza della stringa? Sarà P-S, perché abbiamo iterato P fino a quando non abbiamo trovato la slash 0. Quindi P in questo caso sarà 4, ottenuto come differenza tra due indirizzi. Andiamo a vederlo nella pratica. Compiliamo nuovamente e abbiamo commesso un errore perché questo deve essere un char e adesso andiamo a eseguire il nostro programma e possiamo appunto vedere che il valore ottenuto è il numero 4. Per oggi è tutto, grazie per aver seguito questo video e se avete bisogno di altri chiarimenti scrivete nei commenti, lasciate like e iscrivetevi al canale. Ciao!